Ciao a tutti daccati e bentornati. Allora, oggi sono qui per presentarvi il mio nuovo progetto con il nuovo filato della Mystico Filati Lucida Labbra Color. Vi dico subito la composizione di questo bellissimo filato che è 70% viscosa da bambù, 20% poliamide, 10% seta. Ogni gomitolo è da 50 grammi ed è 130 metri. L'etichetta consiglia il ferro l'uncinetto del 3,5-4. Ecco, io ho utilizzato un l'uncinetto del 3,5 e del 4,5. Io ho una mano abbastanza, diciamo, stretta, quindi ho usato l'uncinetto del 4,5 qui nella parte superiore. Per quanto riguarda, il mio progetto, si inizia dal basso, quindi ho preso la circonferenza dei fianchi. Ho fatto 140 maglie alte perché ho lavorato su un multiplo di 5 catenelle, di 5 maglie. Quindi, fatte le mie 140 maglie, ho chiuso a cerchio e ho lavorato in tondo fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Dopodiché, ho diviso il mio lavoro e ho lavorato il davanti e il dietro separatamente. Quindi, ho fatto dei giri di andata e ritorno fino ad arrivare all'altezza qui delle spalle. Dopodiché ho chiuso, qui c'è una piccola cucitura perché ho chiuso solo due motivi. Dopo che ho chiuso le mie spalle, ho ripreso le maglie e ho lavorato in tondo la mia manica, quindi io ho ripreso 12 motivi. Alla fine poi ho fatto un bordino sia alle maniche, allo scollo e al bordo all'orlo del mio tubino. È una lavorazione molto semplice, veloce e diciamo che è anche adatta alle meno esperte perché sono tutti ventaglietti, sono delle maglie alte alternate che poi nel tutorial poi vi spiego come fare questo punto. Questa è una taglia 44, 42 e 44. Io ho utilizzato meno di 300 grammi di questo filato. Ok? Bene, spero che questo progetto è di vostro gradimento. Spero che desiderate anche voi realizzarlo. E se è così, possiamo iniziare la lavorazione del mio tubino. Allora, per il mio progetto oggi vi presento il mio protagonista, il nuovo filato della Mistrico Lucida Labbra Color. È un filato molto molto bello, morbido ed è anche molto luminoso. Vi dico subito la composizione di questo filato che è meraviglioso. Allora, è 70% viscosa da bambù, 20% poliamide, 10% seta. Ogni gomitolo è da 50 grammi ed è 130 metri. Io ho scelto il colore, il numero 3. Va lavorato con l'uncinetto del 3,5-4. Infatti io utilizzo l'uncinetto del numero 4. Allora, per fare questo progetto, inizio con delle maglie alte, quindi non inizio con le catenelle. Altre volte, in altri video tutorial, ho usato questa tecnica perché mi trovo bene, perché il lavoro iniziando con le maglie alte, il lavoro non risulta teso, non tira e quindi resta abbastanza morbido. Allora, iniziamo. Io qui ho già il mio gomitolo, quindi inizio con 4 catenelle. Allora, cerco di lavorare molto morbida. 1, 2, 3, 4. Avvicino un pochino. Allora, filo sull'uncinetto, vado nella prima catenella, prendo il filo e tiro su. Riprendo il filo ed esco da 1. Riprendo il filo, esco da 2. Riprendo il filo, esco da 2. Quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta e poi abbiamo lavorato ancora una maglia alta. Prendo il filo, giro leggermente il lavoro e vado proprio qui dove ho lavorato la maglia alta
è dentro le due costine. Prendo il filo ed esco, riprendo il filo, esco da uno, riprendo il filo, esco da due, riprendo il filo, esco da due. Quindi ripeto, giro leggermente il lavoro, vado qui dove ho appena lavorato la maglia alta, entro dentro le due costine. Quindi dobbiamo prendere le due costine. Prendo il filo ed esco così. Riprendo il filo, esco da uno, riprendo il filo, esco da due, riprendo il filo ed esco da due. Allora, noi lavoriamo su un multiplo di 5 catenelle, di 5 maglie. Quindi, per la circonferenza, cioè dovete prendere la circonferenza dei fianchi e quindi fare tante maglie alte fino ad arrivare alla vostra misura. Quando arrivate alla vostra misura, aggiungete due motivi perché il lavoro tende un pochino a stringere. Quindi, ammettiamo, fate 100 maglie alte, mettete ancora 10 maglie alte, ok? Allora, continuo così. Io adesso vi faccio un campione, quindi faccio un po' di maglie alte per farvi vedere anche il punto. Il punto è semplicissimo, molto molto semplice. Lavoriamo, sono tutte maglie alte, sono dei ventaglietti. E quindi è un lavoro anche, insomma, è adatto anche per le meno esperte, per chi ha iniziato da poco a lavorare all'uncinetto, quindi è molto facile. Allora, queste sono le maglie alte. Ok, io adesso vado avanti, faccio un po' di maglie alte e poi torno da voi. Eccomi. Allora, io faccio 40 maglie alte, adesso sono nella 39esima maglia, quindi sono a 39 maglie e devo fare la 40esima maglia, però vi faccio vedere come chiudere. Allora, metto il mio lavoro così, dritto. Quindi ho preso, allora vi faccio rivedere, qui nelle due costine entro. Entro qui abbiamo le 3 catenelle, quindi entro proprio qui. Allora, scusate un attimo, così. Prendo il filo ed esco da 2, poi esco da 2 ed esco da 2. E poi vado a chiudere proprio qui nella terza catenella. Chiudo con una maglia bassissima, così. Ora facciamo 3 catenelle, che sono la prima maglia alta. Rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta, una catenella. Rientro ancora nella stessa maglia e lavoro una maglia alta. Allora, voglio fare un'altra cosa, scusatemi. Allora, voglio lavorare delle maglie alte allungate, quindi non esco da 2 e da 2, faccio così. Allora, entro nella stessa maglia e faccio una maglia alta allungata, quindi esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. Ecco, così una catenella, rientro, lavoro una maglia alta allungata, esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. Adesso salto 1, 2, 3, 4, nella quinta maglia lavoro 2 maglie alte, 1, allora 2 maglie alte allungate. 1, 2, una catenella, rientro, maglia alta, così, salto, allora ho lavorato qui, esco
salto 1, 2, 3, 4, nella quinta una maglia alta allungata, rientro, maglia alta, una catenella, rientro, maglia alta, così. E continuo. Quindi salto 1, 2, 3, 4, nella quinta lavoro 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, rientro, maglia alta. Vado avanti così per tutto il giro. Quindi fa 2, 3, 4, 5. Ecco, vedete, quindi all'inizio vi ho detto, quando arrivate alla vostra circonferenza con le vostre maglie alte, aggiungete due motivi, due o tre motivi in più, perché poi il lavoro stringe un pochino, ok? Quindi due maglie alte allungate, una catenella, rientro, maglia alta. Ok. Vado avanti così per tutto il giro. Eccomi, allora sono alla fine del giro, quindi ho fatto le mie due maglie alte allungate, una catenella e una maglia alta allungata nella stessa maglia di base. Quindi salto le quattro maglie e vado a chiudere proprio qui nella terza catenella iniziale. Con una maglia bassissima entro nella maglia alta seguente. E vado nell'archetto di una catenella e faccio 1, 2, 3 catenelle, che sono la prima maglia alta più una. Rientro nell'archetto e lavoro 2 maglie alte. 1, 2. Quindi abbiamo fatto una maglia alta, le 3 catenelle più una di separazione. E nell'archetto ho lavorato una maglia alta, una catenella e 2 maglie alte allungate. Quindi vado qui nel secondo ventaglietto, salto le due maglie, vado nell'archetto e lavoro una maglia alta, una catenella, rientro, 2 maglie alte. Ventaglietto seguente, vado nella catenella di separazione, lavoro una maglia alta, una catenella di separazione, rientro, 2 maglie alte. Così. Continuo così per tutto il giro. Eccomi alla fine del giro. Ho lavorato nell'ultimo archetto una maglia alta allungata, una catenella e 2 maglie alte allungate nello stesso archetto. Adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Quindi qui abbiamo la maglia alta e una catenella. Vado proprio dentro la catenella di separazione. Allora, la lavorazione si svolge così. Qui abbiamo iniziato con una maglia alta, una catenella e 2 maglie alte. Adesso nell'archetto dobbiamo invertire 2 maglie alte, una catenella e una maglia alta. Nel prossimo giro iniziamo con una maglia alta, una catenella e 2 maglie alte. Quindi ad ogni giro dobbiamo invertire i punti. Quindi faccio 1, 2, 3 catenelle, rientro, maglia alta allungata. Una catenella, rientro, maglia alta. Vado nel prossimo ventaglietto, qui dove abbiamo la catenella, e lavoro 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, rientro, maglia alta, maglie alte sempre allungate. Prossimo ventaglietto, catenella di separazione, 2 maglie alte, una catenella, rientro, maglia alta. Ecco, e questo è il lavoro. Molto semplice, veloce e
è molto carino. Allora, io vi faccio vedere un attimo. Ho già iniziato il mio lavoro. Allora, eccolo. L'ho già iniziato. Quindi vado avanti adesso con questa lavorazione fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Quindi decidete prima quanto volete lunga la vostra maglia. Se volete fare un vestitino è anche carino, è anche molto carino per un vestitino, è molto traforato comunque, quindi va indossato. Se fate un vestito ci dovete indossare una sottoveste magari in tinta o bianca o blu, va benissimo. Oppure se volete fare una maglia, una canotta sotto la maglia, va benissimo. Ok? Quindi vado avanti, ci ritroviamo quando arrivo all'altezza degli scalfi. Mi raccomando, cioè è un punto molto semplice, dovete solo invertire i punti. Qui adesso abbiamo iniziato con due maglie alte, una catenella e una maglia alta. Nel prossimo giro nell'archetto iniziate con una maglia alta, due catenelle e due maglie alte. Ok? Mi ricollego dopo quando arrivo all'altezza degli scalfi. Eccomi qua. Allora, io sono arrivata all'altezza degli scalfi. Ho lavorato per 60 centimetri che corrispondono a 42 giri. E 60 centimetri perché io voglio una maglia abbastanza lunga in modo da coprire un pochino il fondo schiena. Ecco, non mi piacciono le maglie corte, quindi ho fatto una maglia abbastanza lunga. Adesso io ho diviso il mio lavoro. In tutto io ho 28 motivi, quindi ho diviso il mio lavoro a 14 motivi dietro, 14 davanti, che poi alla fine diciamo che il davanti e il dietro sono uguali. Ho messo già dei marcapunti, quindi ho messo i miei 14 motivi da una parte e ho messo qui il marcapunti. Quindi adesso lavoriamo il davanti e il dietro separatamente fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Allora, qui ho finito il mio giro, quindi io parto da qui dove ho finito il giro. Allora, questo lo posso togliere. Quindi ho finito il mio giro, ho chiuso con la maglia bassissima, vado qui proprio tra i due motivi, entro, faccio una maglia alta in questa maniera. Quindi adesso vado ad ogni giro, inizio e finisco con una maglia alta. Quindi qui abbiamo due maglie alte, una catenella e una maglia alta. Quindi vado nell'archetto e lavoro una maglia alta, una catenella, rientro, due maglie alte. Lavoro sempre le maglie alte allungate. Così. Archetto seguente, maglia alta. Scusate, non vi ho detto che ho cambiato anche uncinetto, quindi sto lavorando con l'uncinetto del 4,5 per allargare un pochino. Quindi una maglia alta, una catenella e due maglie alte. Archetto seguente, maglia alta, catenella, rientro, due maglie alte. Lavoro così fino ad arrivare al mio marcapunti. E poi dobbiamo tornare indietro. Eccomi, sono quasi alla fine. Devo lavorare il mio ultimo motivo. Quindi vado nell'archetto, lavoro una maglia alta, una catenella, rientro, due maglie alte. Questo lo posso togliere. Ecco, adesso tra i due motivi, proprio qui, lavoro una maglia alta, così. Adesso faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, per iniziare sempre con la prima maglia alta e giro il mio lavoro. Quindi ricomincio. Adesso lavoro una maglia alta, una catenella, rientro, due maglie alte.
1, 2, archetto seguente, una maglia alta, una catenella e due maglie alte, perché girando il lavoro abbiamo qui due maglie alte e quindi quando abbiamo l'archetto a sinistra dobbiamo lavorare sempre una maglia alta, una catenella e due maglie alte. Quindi archetto seguente, maglia alta, una catenella, due maglie alte. E continuo così fino ad arrivare al mio marcapunti. 1, 2, così. Eccomi, sono quasi alla fine del giro, devo lavorare il mio ultimo motivo, quindi faccio la maglia alta, una catenella e due maglie alte lavorate nello stesso archetto. Adesso finisco una maglia alta qui dove abbiamo fatto le 3 catenelle. Qui entro e lavoro una maglia alta. 1, 2, 3 catenelle e giro ancora il mio lavoro. Ecco. Dobbiamo lavorare sempre in questa maniera, una maglia alta, quindi ho fatto le 3 catenelle, vado nell'archetto e lavoro una maglia alta, una catenella e due maglie alte. 1, 2, archetto seguente, una maglia alta, una catenella e due maglie alte, ok? Quindi dobbiamo andare avanti così fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Facciamo poi la stessa cosa con l'altra, diciamo l'altra metà, quindi dobbiamo fare il davanti e dietro uguali, facciamo gli stessi giri. Io adesso vado avanti e poi vi dirò quanti giri ho fatto per arrivare alla mia spalla, ok? A dopo. Eccomi qua. Allora, io ho lavorato i miei due, il davanti e il dietro, ho lavorato per 20 centimetri, quindi ho fatto 12 giri per arrivare alla misura, per arrivare alle spalle, all'altezza delle spalle. Adesso qui dobbiamo andare a cucire, quindi decidete quanto volete larga la vostra scollatura, quindi prendete la vostra misura. Io vado a chiudere uno o due motivi. Anch'io lo devo provare, quindi devo decidere, voglio vedere, perché io voglio una scollatura abbastanza larga. Quindi penso che chiuderò due motivi, non di più. Ok? Quindi prendo l'ago. Allora, sapete benissimo, io non sono bravissima a cucire, non so cucire, anzi non so cucire per niente. Però è per farvi vedere dove dovete cucire questi due motivi così. Allora faccio uno e due, mi sto impegnando, sto piano piano voglio imparare a cucire, quindi prendo le due costine esterne, 1 e 2, così, e cucio così e così. A questo il filo più, ecco, questo così, che poi lo devo nascondere. Quindi vado qui, piano piano imparerò anch'io a cucire così. Allora, io continuo la mia cucitura e poi ci ritroviamo e iniziamo a fare le maniche. A chi piace, oppure a chi non piace può tranquillamente lasciare
così manicato, fare un bordino e lasciarlo in questa maniera. Io invece questa volta voglio fare una manica, penso che farò una manica abbastanza corta, ok? Quindi vado a cucire le mie spalle, poi mi ricollego. Rieccomi. Allora, cucite le mie spalle, ho cucito solo due motivi. Io ho fatto anche una manica, ho fatto una manica abbastanza corta. Infatti la mia manica misura 11 centimetri e ho fatto anche un bordino. Quindi io ho fatto 8, sono andata avanti per 8 motivi e poi il bordino. In tutto la mia manica misura 11 centimetri. Adesso vi faccio vedere come dobbiamo iniziare la manica. Allora prendo il filo e iniziamo. Allora, inizio la manica. Vado qui dove abbiamo le tre maglie, quindi qui abbiamo la maglia alta, poi due maglie alte e insomma il ventaglietto. Quindi entro qui dove ho lavorato la maglia alta. Quindi inizio con 1, 2, 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, rientro e lavoro ancora una maglia alta. Una catenella, rientro, maglia alta. Adesso vado qui dove abbiamo la maglia alta iniziale, quindi faccio due maglie alte, 1, 2, una catenella, rientro, maglia alta. Salto qui il gruppetto delle maglie alte, vado proprio qui dove abbiamo la maglia alta, entro e lavoro una maglia alta, rientro maglia alta, una catenella, rientro maglia alta. Salto il gruppetto, il ventaglietto e vado qui dove ho iniziato con la maglia alta. Quindi faccio due maglie alte, una catenella, rientro, maglia alta. Salto il ventaglietto, vado qui. Quindi vado a lavorare sempre nelle 3 catenelle iniziali. Quindi salto e vado qui nell'archetto delle 3 catenelle. 1, 2, una catenella, rientro, maglia alta. Allora, io la mia manica, come dicevo, l'ho fatta molto corta. Ovviamente, se voi a voi non piace così, potete andare avanti e fare la manica lunga, tre quarti, oppure non farla completamente. Anche un vestitino manicato, è anche molto carino. Ok, allora io vado avanti, arrivo alla fine del giro, quindi io in questa manica ho ripreso 12 motivi, quindi adesso devo fare la stessa cosa da questa parte. Ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, ho fatto i miei 12 motivi, adesso vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso lavoro normalmente, quindi lavoro il mio motivo sempre a giro come ho fatto qui nella parte del busto del vestito. Quindi vado qui nell'archetto di una catenella con delle maglie bassissime, 1, 2, 3 catenelle che sono la prima maglia alta più una di separazione e rientro e lavoro le due maglie alte, 1, 2, archetto seguente, una maglia alta, una catenella e due maglie alte. Quindi decidete quanto volete lunga la vostra manica. Io adesso continuo la mia manica, lavoro i miei 8 giri e poi vi faccio vedere come fare il bordino. Il bordino è anche bordino è molto semplice da fare. Poi farò la stessa cosa, lo stesso bordino, poi lo farò qui nella parte qui della scollatura. E quindi poi nascondo i fili, credo che farò lo stesso bordino, lo farò qui,
Qui avevo in mente sinceramente di fare un'altra cosa, però volevo fare delle frange per usarlo, diciamo, come un vestitino o anche come un copricostume, perché è molto traforato e quindi penso che si potrebbe usare anche come un copricostume. E quindi, se lo vogliamo usare come un copricostume, penso che delle frange qui, insomma, ci stanno bene e diventa anche molto carino. Vediamo, ancora non ho deciso. Voi sapete che io inizio un progetto, poi man mano che vado avanti, inizio a fare una cosa, man mano che vado avanti, poi cambio idea. Perché? Perché non parto con un modello preciso, cioè io trovo un punto su internet, su Pinterest, quindi trovo un punto e da lì inizio a fare un lavoro che poi man mano che vado avanti decido cosa voglio fare. Quindi non parto con un'idea ben precisa. Insomma, è raro che lo faccio. Ok, quindi mi piace inventare man mano che vado avanti, mi piace fare cose nuove, ecco. Va bene, quindi adesso io continuo la mia manica, poi faccio la parte della scollatura che vi faccio vedere come fare il bordino, poi deciderò cosa fare qui nella parte l'orlo del vestito, se faccio il bordino oppure le frange. A dopo. Rieccomi. Allora, io ho finito i miei 8 motivi per quanto riguarda la manica. Adesso vi faccio vedere come fare il bordino. Qui poi alla fine ho deciso di fare il bordino come le maniche lo scollo. Allora io qui avevo provato a mettere delle frange, ma sinceramente non mi piacciono completamente. E quindi ho deciso di fare il bordino come le maniche e nella scollatura. Faccio la stessa cosa. Quindi ho pensato che di lasciarlo così, molto semplice. Ho fatto una prova e con le frange proprio non mi piace. E quindi faccio la stessa cosa che faccio qua. Allora, il bordino è molto semplice. Quindi io qui ho chiuso il mio giro. Qui nella maglia alta, nella terza catenella. Quindi adesso faccio una catenella, rientro. Lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, prendo il filo e rientro qui dove ho lavorato la maglia bassa e lavoro 3 maglie alte, 3 maglie alte normali, non allungate, quindi faccio esco da 2 ed esco da 2. Rientro ancora maglia alta, rientro maglia alta, quindi faccio le 3 catenelle più 3 maglie alte lavorate nello stesso punto. Adesso salto le 2 maglie alte e vado qui nel secondo gruppo. Quindi faccio una maglia bassa nella prima maglia alta. 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro, non vado nella maglia bassa, ma rientro proprio qui nel punto e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Quindi poi salto le 2 maglie e vado nel gruppo nel ventaglietto seguente e lavoro una maglia bassa nella maglia alta. 1, 2, 3 catenelle, rientro proprio qui dove ho lavorato la maglia bassa e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Salto le 2 maglie, vado nella prima maglia alta del ventaglietto, quindi entro, lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, rientro qui dove ho lavorato la maglia bassa e lavoro 3 maglie alte. Quindi questo è il bordino che ho fatto, molto semplice e carino. Che poi ripeto ancora una volta che farò qui nella scollatura e qui. Ecco,
dove ho iniziato il mio lavoro. E poi lamaio, vestito, dipende da cosa avete deciso di fare. Bisogna solo nascondere tutti i fili e poi il progetto è finito. Con questo io vi ringrazio, vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e al prossimo tutorial. Un bacione a tutti, ciao!